Ciao a tutti, ciao, ragazzi. Ciao amici, come state? Ciao. Benvenuti in un nuovo video. Oggi sono con lo zio Hyde. Ciao ragazzi. Perché essendo Hyde il canale più grande in Italia di cubo magia. Cubo magia, in effetti sì. Puoi vantarti di questo. Incredibile. Esatto. Abbiamo deciso di fare un tutorial dettagliato su come risolvere il cubo di Rubik nel metodo più semplice, proprio semplice, proprio semplificato al massimo, e che tutti possono fare. Esatto. Quindi Hyde, prima te lo faccio difficile io, eh? Sì. Ok. Ti mescolo il cubo, eh? Mescola. Questo era un cubo truccato? Questo è quello col bottone. Ma perché lo sto mescolando dietro la schiena? Sto facendo più fatica. Penso sia abbastanza mescolato. Lo risolvo? Lo risolvi. Fai vedere a tutti che lo risolvi. Ah sì, ci provo. Già arrivare lì per me è impossibile. Messo pochino, però vabbè, questo è il metodo. No, non è lo stesso metodo. È un metodo un po' più veloce. Ok, ok, però questo magari lo vedremo più avanti. Sì, questo è più avanti. Quindi io direi, ci mettiamo al tavolo e ci spieghi come fare. Sì, certo. Vai, a te la parola. La risoluzione che, cioè, quello che hai fatto oggi. Ah sì, la risoluzione che ho fatto prima faceva un po' schifo, in effetti, però. Boh, io manco metà ce l'avrei fatto. Sì, niente, dai. Bene ragazzi, eccoci al tutorial su come risolvere il cubo di Rubik. Il metodo che andrò a spiegarvi è chiamato metodo a strati ed è uno dei metodi più semplici per risolvere il cubo di Rubik. Si chiama metodo a strati perché appunto andremo a risolvere uno strato alla volta gli strati del cubo. Gli strati sono, come vedete, questi: uno strato, un altro strato e un altro strato, quindi tre strati che andranno completati uno alla volta fino ad arrivare a completare tutto il cubo. Prima di iniziare cerchiamo un attimo di capire da che cos'è composto il cubo e qual è la notazione generale, appunto, per nominare gli algoritmi che andremo ad utilizzare durante il metodo. Gli algoritmi, vi dico già, sono sequenze di mosse, dopo ne vedremo alcuni. Comunque il cubo è composto da centri, come vedete per ogni faccia c'è un centro di un colore diverso e il centro dà il colore alla faccia. C'è il centro rosso, questa sarà la faccia rossa, se c'è il centro giallo, questa è la faccia gialla e così via. Oltre ai centri ci sono gli spigoli, che sono questi quadratini, questi cubetti laterali, che sono composti da due quadrati di colore diverso. E infine ci sono gli spigoli, che sono invece questi cubetti, che sono formati invece da tre quadretti, quindi da tre diversi colori. Iniziamo subito a vedere la notazione, detta notazione SingMaster, che ci aiuterà appunto a leggere gli algoritmi e appunto a realizzarli sul cubo. Ogni lettera corrisponde ad una mossa in senso orario di 90 gradi, ad esempio la F, che sta per front, significa muovere di 90 gradi la faccia frontale in questo modo, in senso orario. La lettera R invece la faccia alla nostra destra, infatti sta per right, di 90 gradi in senso orario, quindi così, verso l'alto. Mentre la lettera U sta per up, ovvero la faccia in alto, sempre di 90 gradi in questo modo, in senso orario. Le altre lettere B, L e D sono le lettere opposte, quindi B sarà l'opposta a front, quindi sarà la faccia dietro, questa qui, back, di 90 gradi in questo modo. La lettera L sta per left, quindi sinistra, quindi l'opposta alla R, ovvero questa in giù in questo modo di 90 gradi. E l'ultima invece D, l'opposta ad up, quindi la faccia down, la faccia sotto, quindi in questo modo. Da notare che queste tre lettere che vi ho elencato sono opposte alle altre, quindi se right è in su così, left sarà in giù così. Stessa cosa se front è da questo lato, back sarà da questo, e anche up, se è così orario, down sarà dall'altro senso. Se invece volete fare un movimento anti-orario di 90 gradi, basterà aggiungere un apice sopra la lettera, come l'esempio che c'è scritto qua, F apice o R apice. F apice, al posto che essere così in senso orario, sarà in anti-orario, quindi di qua, mentre R apice sarà invece che in senso orario di qua, in giù, in questo modo. E la stessa cosa vale per le altre, quindi appunto si gira in senso antiorario. In più l'ultima notazione che vediamo è quella della rotazione di 180 gradi, dove basterà aggiungere un 2 dopo la lettera di riferimento. Quindi ad esempio F2 sarà di 2 rotazioni in senso orario, quindi 180 gradi in questo modo. R2 sarà in questo modo e via via per tutte le altre. Qua non importa mettere apice o non mettere apice, perché se voi muovete di due volte una faccia del cubo la situazione sarà sempre quella, sia che la muoviate in senso orario sia che la muoviate in senso antiorario. Bene, ora che sappiamo queste cose possiamo finalmente andare a risolvere il cubo. Bene, la prima cosa che dobbiamo fare per andare a risolvere il cubo è appunto partire dal primo strato e quindi scegliere una prima faccia di riferimento. Io vi consiglio sempre di iniziare dalla bianca, così poi vi sarà più semplice le varie volte che lo rifarete iniziare sempre dalla stessa e avere più confidenza con certi casi del cubo. La prima cosa che bisogna fare è andare a creare, dove c'è la faccia bianca, una croce bianca. Questa parte non ha dei veri e propri algoritmi da fare, è molto intuitiva. Io posso darvi alcuni consigli, ad esempio se qua vedete un quadratino bianco è molto intuitivo capire che per metterlo qua su basterà girare così la faccia di sinistra. Qua ad esempio abbiamo
un altro quadratino bianco che va messo in questa posizione. Per metterlo lì ci basterà orientare la faccia in alto verso questo quadratino e poi spostarlo verso l'alto. In questo modo avremo creato una croce. Questa è tutta questione di allenamento ed è molto intuitiva come cosa. La croce deve essere una croce fatta bene. Per fatta bene intendo che, come vedete, lo spigolo, oltre al quadratino bianco, deve avere il quadratino dell'altro colore che coincide col centro della faccia sottostante. Come vedete, ad esempio, qua blu è con blu, quindi è giusto. Qua rosso è con arancione, quindi non è giusto. Verde con verde va bene. Arancio con rosso non è giusto, quindi questi due quadratini devono essere scambiati. Per farlo c'è un sistema molto semplice. Semplicemente portate lo spigolo sbagliato in basso nel cubo, quindi in questo modo, vedete, così in basso, e andate a metterlo nel posto giusto. Quindi se questo va qua, andate a ruotare la faccia in alto in modo da orientarla opposta allo spigolo che volete, e rigirate lo spigolo in alto. In questo modo avrete messo l'arancione dove volevate. Girate poi la faccia ritornando come era prima e mettete anche l'altro quadratino. In questo modo ora la croce, come vedete, è giusta: verde, arancio, blu, rosso. Bene, una volta fatta la croce gialla con gli spigoli giusti, bisogna andare a creare tutta la faccia gialla, quindi bisogna andare a mettere gli angoli nei posti giusti. Ovviamente gli angoli sono nel posto giusto se, oltre al quadratino bianco qua sopra, abbiamo ad esempio in questo caso l'arancione qui e il verde qui, quindi andare a creare una faccia bianca fatta bene. Anche questa parte è molto intuitiva, però c'è un piccolo algoritmo che vi può aiutare a risolvere questo caso. L'algoritmo che voglio usare si chiama Sexy Move ed è RUR'U'. E questo vi può aiutare in questo modo. Voi andate a cercare, ad esempio, per questo spigolo, noi ci servirà lo spigolo con il bianco, l'arancione e il blu. Quindi lo vado a cercare, è questo qua. Lo vado a mettere sotto la colonna dove deve stare, quindi qui. E per fare la sexy move, se non volete appunto fare tutta questa parte in modo intuitivo, io consiglio di girare il cubo in questo modo. Voi avete ora lo spigolo che va qua giù e fate la sexy move finché questo spigolo non è nel posto giusto. Quindi RUR'U'. Non c'è ancora? Lo rifate. RUR'U'. Non c'è ancora? Lo rifate. RUR'U'. 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 Adesso ci è capitato un caso sfortunato in cui abbiamo dovuto farlo mille volte, ma come vedete ora lo spigolo è nel posto giusto. E ripetete questa cosa per ognuno. Quindi se ad esempio qua ci va il blu e il rosso, che è questo, andate a metterlo appunto orientato in questa colonna e fate la sexy move. RUR'U'. 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 Come vedete avete messo anche questo. E fate così per ogni angolo. Bene, una volta che avete risolto la prima faccia, la faccia bianca, e che quindi, come vedete, è stato risolto il primo strato, dobbiamo finalmente passare al secondo strato. Io vi avevo già fatto girare il cubo prima per risolvere in modo non intuitivo la prima faccia. Se voi l'avete risolto in modo intuitivo, ora è arrivato davvero il momento di ruotare il cubo a faccia in basso. Come avrete capito, ovviamente il secondo strato è questo qui centrale, e quello che dobbiamo andare a fare è mettere gli spigoli nel posto giusto. Ad esempio questo è uno spigolo messo bene, come vedete verde e arancio è nel posto giusto. Dobbiamo fare così per tutti gli spigoli. Per capire gli spigoli che ci servono, andiamo a considerare quelli che non hanno il quadratino giallo, che ovviamente è quello della faccia superiore. Ad esempio questo qua, che è rosso e blu, e andrà ad essere messo qui in mezzo. Questo spigolo va messo con il quadratino inferiore adiacente alla faccia con lo stesso colore. Come vedete questo è rosso e quindi deve andare con il centro rosso per formare questa sorta di T ribaltata. E siccome questo spigolo deve andare di qua, quindi alla nostra sinistra, bisognerà usare un algoritmo che ci permette di spostare lo spigolo appunto a sinistra. I casi sono due: doverlo spostare o a sinistra o a destra, come sono appunto schematizzati qua, destra e sinistra. Per spostarlo a sinistra seguiamo l'algoritmo che c'è scritto, ovvero U', L', U, L, U, F, U', F'. E come vedete lo spigolo blu e rosso è nel posto giusto. Vediamo un caso in cui lo spigolo deve essere messo a destra, ad esempio questo arancio e blu che deve andare qua a destra. Si userà l'altro algoritmo che è U, R, U', R', U', F', U, F. E come vedete lo spigolo ora è spostato nel posto giusto. Dovrete fare così per ogni spigolo finché il secondo strato non sarà completato. Bene, una volta completato il secondo strato, dobbiamo andare a fare la faccia superiore, iniziando dalla croce gialla, esattamente come avevamo fatto prima la croce bianca. Questa volta però questa non si fa in modo intuitivo, perché sennò andremo a scombinare tutto il resto del cubo. Quindi bisogna usare un algoritmo, che è sempre lo stesso, ma va ripetuto più volte in base alla situazione che abbiamo di fronte. Come vedete infatti le situazioni sono queste: o un solo quadratino giallo orientato giusto sulla croce, come questo caso,
o una sorta di L gialla già orientata, o una riga orizzontale gialla già orientata, e poi si passa alla croce fatta. Ogni caso è successivo all'altro, quindi se siete in questo, voi dovrete fare questo algoritmo una, due e tre volte. Se siete in questo caso, dovrete farla due volte. Se siete già in questo caso, una volta sola. Per farvi capire, andiamo a vedere. Io sono nel primo caso, quindi quello più sfortunato, con un quadratino giallo solo. Faccio l'algoritmo così, di fronte a me, F, R, U, R primo, U primo, F primo. E come vedete, creo questa L gialla. Ora la vado a mettere come qua in figura, quindi qua su, la L gialla, e rifaccio l'algoritmo, quindi F, R, U, R primo, U primo, F primo. Come vedete ora abbiamo la linea gialla orizzontale che va già bene, quindi andiamo a rifare l'algoritmo. F, R, U, R primo, U primo, F primo, e finalmente abbiamo creato la croce gialla. Poi qua ci sono anche altri due pezzettini gialli, ma ora quello che ci importava era appunto la croce. Bene, ora esattamente come per la faccia bianca, dobbiamo fare in modo che questa croce sia una croce fatta bene, ovvero che gli spigoli siano messi bene con i centri sottostanti. Ad esempio questo è giusto perché è blu con blu, questo è giusto perché è rosso con rosso, ma questi due non vanno bene, quindi devono essere invertiti. Anche qui c'è un algoritmo solo da utilizzare e va utilizzato una o più volte in base alla situazione in cui siamo. Se ad esempio abbiamo due spigoli che sono messi bene così opposti, bisognerà fare l'algoritmo una volta per raggiungere questa configurazione e un'altra volta per mettere a posto tutti gli spigoli. Noi siamo già nel caso in cui abbiamo due spigoli adiacenti, ovvero questo, messi bene, e gli altri due da scambiare. Quindi andiamo a mettere il cubo come messo qua in figura, quindi con gli spigoli qua in alto, così, ecco, uno qui e uno qui giusti, come qua, e facciamo questo algoritmo, quindi R, U, R primo, U, R, U2, R primo. Adesso sembreranno scombinati, in realtà basta andare a girare per vedere che sono orientati tutti bene. Vedete? Se ovviamente siete nel caso prima, semplicemente dovrete farlo due volte. Bene, come iniziate a vedere, siamo molto più vicini alla risoluzione del cubo, ma c'è ancora qualcosina da fare. Ora infatti bisogna andare a mettere bene gli angoli. In che senso mettere bene gli angoli? Non ancora orientarli bene, quindi con il quadratino giallo giusto, ma vedere se sono nella posizione giusta. Ad esempio qua noi capiamo che abbiamo bisogno che qui ci sia l'angolo con la faccia gialla sopra, quindi un quadratino giallo, un quadratino blu e un quadratino rosso, e infatti quest'angolo va bene. Ma se andiamo a vedere questo, ad esempio, capiamo subito che è sbagliato, perché qua ci vuole lo spigolo che abbia colore giallo, colore arancione, colore blu, e questo invece ha verde e rosso. Anche qua abbiamo spigolo sbagliato e anche qua abbiamo spigolo sbagliato. Risolvere questo caso è molto semplice, ci basta un algoritmo che va applicato tenendo lo spigolo giusto, scusate, l'angolo giusto alla vostra sinistra e l'angolo sbagliato alla vostra destra. Adesso in questa immagine in realtà io vi ho raffigurato i due spigoli in basso, però quello che dovete avere di fronte sono i due spigoli in alto. L'importante è che passi il concetto che quello giusto è a sinistra e quello sbagliato è a destra. Quindi col cubo messo così farete questo algoritmo, ovvero R, U primo, L primo, U, R primo, U primo, L, U. Andate a vedere se ora gli angoli sono messi bene, questo è messo bene, questo è messo bene, questo è messo bene e questo è messo bene. Se non vi succede così alla prima volta, semplicemente rifate l'algoritmo. E se avete tutti gli angoli sbagliati, fate l'algoritmo in un punto qualsiasi, un angolo si metterà bene, e poi rifate quell'algoritmo tenendo quell'angolino che si è messo bene a sinistra e invece quello sbagliato a destra. Ormai ragazzi siamo arrivati all'ultimo passaggio per risolvere finalmente il cubo di Rubik. Quello che dovete fare ora è cercare di orientare questi angoli che, come vedete, sono orientati male, con il quadratino bianco verso l'alto, e in quel modo avrete risolto il cubo. Per non confondervi con altri algoritmi o con lettere diverse, tirerò ancora in ballo la sexy move, ovvero R, U, R primo, U primo, ovvero dovrete tenere l'angolo che volete così di fronte a voi verso il basso e fare la sexy move finché l'angolino non sarà nel posto giusto. Però attenzione, questa parte è davvero molto delicata. Infatti, quando iniziate a farlo, ad esempio se iniziate a farlo da qua, voi dovrete tenere sempre il cubo in questa posizione. Mi spiego facendovi vedere. Inizio a fare la sexy move, quindi R, U, R primo, U primo, R, U, R primo, U primo, e noto che l'angolo è nel posto giusto. Quindi rimango fermo così e vado a mettere qua giù, sempre in questa colonna, l'altro angolo che mi manca, quindi mi manca questo qua dietro, lo vado a mettere qui in questa colonna, ok? E rifaccio la sexy move, quindi R, U, R primo, U primo, R, U, R primo, U primo,
Vediamo che anche quest'angolo si è messo bene, quindi andiamo a mettere qui, sempre in questa colonna, quindi tenendo il cubo fermo, l'altro quadratino che rimane, l'altro angolo, questo qui. E rifaccio la sexy move, quindi R, U, R', U', R, U, R', U'. E come vedete, magicamente, il cubo è praticamente risolto, basterà girare così e finalmente avete risolto il cubo di Rubik. Ci tengo a dire un'ultima cosa per concludere questo tutorial, ovvero che io ho deciso di insegnarvi il metodo più semplice possibile, quindi spiegarvi il metodo a strati usando il minor numero di algoritmi possibili, in modo appunto da rendere molto più facile la risoluzione e non mettervi in testa troppi algoritmi che vi potrebbero confondere, ma pochi, ma giusti, appunto essenziali per potervi appunto far risolvere tutto il cubo. Hai fatto benissimo, cioè adesso io imparerò a risolvere il cubo. Ok, farò vedere come hai col faro sto cubo nostro. Oh, un cubo rimbalzerino. No, comunque cosa dire? Ah, non lo so, io sono filmando? Sì, sta filmando. Sì. Io sono convinto che hai fatto un ottimo lavoro. Sì. Che abbiamo portato un po' di pulizia generale. Sì. Che abbiamo detto le cose chiave, il metodo più semplice, sì, che io non so fare, ma dopo mi riguarderò questo video e proverò. Quindi volevo dirti grazie. Grazie mille per aver fatto tutto ciò. Posso dire proprio solo una cosa, giusto per mettere chiaro. Io ci tenevo a fare questo video perché tanta gente mi chiede come si fa il cubo di Rubik, che nonostante esistano magari altri tutorial o insomma altre spiegazioni magari in internet, rilanciare un po' questa spiegazione che era da molti anni che non veniva rivista e quindi aprire il mondo magari anche ad altre persone che vogliono apprendere come si fa, mi sembrava giusto farlo. Se uno vuole comprarsi un cubo di Rubik. Perché io non ce l'ho, per esempio, il cubo di Rubik. Vabbè, su Asso sicuro li ha. Allora, io questo te lo rubo. Ok, quello è tuo. No, è potete trovarlo su Asso K, ovviamente, sì, certo. Link in descrizione. E se usate il codice di sconto Hide Magician, tutto attaccato. Hide Magician, avete il 10% di sconto su tutti i cubi. Che sì, è vero, su tutti i cubi. Figata. Su qualunque cubo. Ok, quindi io inizierò a fare cubo magia. Grazie mille Hide, iscrivetevi al suo canale, che lo lascio qua sotto. Grazie ragazzi. E se volete altri video sulla cubo magia, andate sul suo canale. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Manettone.